Alza l'asticella. Assolutamente, grazie anche per la buona riuscita della manifestazione da parte delle amministrazioni comunali, in primis di Villa Massaggia che ci ospita in questa prima giornata, ma grazie anche alla Regione Autonoma della Sardegna, l'assessorato allo sport, l'assessorato al turismo, tutte le istituzioni, in primis province, comuni che ci sostengono in tutte le giornate a Villa Massargia, a domani a Valermosa, domenica Iglesias, lunedì a Pavillones, naturalmente oggi Villa Massargia si liquida. Che dire, siamo giunti alla 24esima edizione, una bella soddisfazione, un bel traguardo, e il lotto dei partenti è di primissimo piano perché abbiamo degli atleti veramente numero uno in Italia per quanto riguarda questa categoria. Assolutamente soddisfatto. Vinca il migliore e buona manifestazione. Tricolore alle finestre e adrenalina sui pedali. Nel giorno della festa della Repubblica ha preso il via il Giro delle Miniere 2023, giunto alla sua 24esima edizione. Si è partiti, come da tradizione, con la cronometro delle miniere, valida anche per il campionato italiano a cronometro. Sulle 15 maglie tricolore assegnate, ben 7 sono andate da atleti sardi. La sesta Coppa Città di Villa Massargia, Memorial Salvatore Meloni, ha preso il via alle 10 con Alessandro Ferrero della Sardinia Bike School, il primo a partire da Villa Massargia e percorrere il tracciato di 18,5 km che portava a Siliqua. Percorso, prevalentemente pianeggiante, presentava alcuni saliscendi e un leggero strappo di 400 metri presso il Monte Cadelano. In lieve discesa, gli ultimi 2 chilometri che hanno portato all'arrivo, sito nel centro abitato di Siliqua, con un rettilineo d'arrivo di 300 metri. Alla fine sono stati 121 gli atleti in gara, che sono partiti da Villa Massargia per Siliqua, uno alla volta, scaglionati di un minuto e suddivisi per categoria, dai giovanili ai master fino alle donne.
migliore è stato Tommaso Donei della Flanders Love Sportland, arrivato a Siliqua col tempo di 24 primi 3 secondi e 630 millesimi, che è valso anche il titolo di campione italiano per la categoria Master 1. A seguire Paolo Marcon di El Corridor Team, categoria Master 2, con soli 52 secondi di ritardo. Terzo posto per Michelle Aidens della Cavigal Nice Sport Cyclism, con il tempo di 25 primi 7 secondi e 705 millesimi. Il belga si è preso anche momentaneamente la maglia del Giro delle Miniere, approfittando dell'assenza di Donei e Marcon per le prossime tappe. Tra le donne la più veloce è stata Payne Antigone, compagna di squadra di Haydens nella Cavigal Nice Sport Cyclism, arrivata a Siliqua con il tempo di 27 primi 52.300. Gli atleti sardi si sono fatti comunque valere, come dimostrano le 7 maglie di campioni italiani assegnate sulle 15 in palio. Il più veloce tra gli isolani è stato il padrone di casa Matteo Magia, che ha chiuso con 25 primi 26.165, al quinto posto assoluto e primo nella categoria Master 2. Campione italiano Master 5 è stato Emiliano Murtas, mentre Alberto Pilloni e Pasquale Piras hanno vinto rispettivamente per la Master 7 e Master 8. La SC Monteponi ha fatto doppietta nel femminile con Simonetta Cerquetti, V6, e Michele Evaristo, V3, che si aggiungono alle altre sarde Arianna Perdici della Sesto Bike, campionessa italiana nella categoria V2. Domani è in programma la seconda tappa con la sesta Coppa Città di Valermosa Memorial Giancarlo Rinaldi. Sarà una gara interregionale di medio fondo di 75 km che dalla via Roma di Valermosa, partenza alle ore 10, porterà i corridori su un tracciato completamente pianeggiante attraverso il bivio di Acquacotta, la SS293, lambendo i paesi di Samassi, Villa Cidro, San Gavino, Gono Spanadiga, per fare ritorno al punto di partenza sul lunghissimo rettilineo d'arrivo di 1000 metri. L'emozione è tanta, anche perché ci tenevo tanto a questo appuntamento. Il percorso sembrava molto più facile sulla carta che poi sotto alle ruote della mia bici, però il vento ha dato fastidio, però è andata molto molto bene. Contenti. Pensavo di fare una media più alta, però con questo vento 48 abbondanti sono contento. Ti aspettavi di vincere il titolo di campione italiano? Sì, sotto sì, però non si sa mai, le gare sono sempre un terno al lotto, non si sa mai come vanno, però organizzazione ottimale e sono contento. Ma è sempre una grande soddisfazione, la maglia tricolore una delle cose più belle che possiamo vincere in questo sport, e poi vincerla anche in casa davanti al nostro pubblico è una grande emozione. Cosa hai provato quando hai sentito l'inno italiano suonare e vederti appena dopo questa maglia? Ma l'inno italiano, anche guardando il calcio per esempio, quindi vedendolo in TV, un po' ti mette i brividi. Quando sei poi tu il protagonista è sempre, mi ha messo i brividi due volte. La cronometro delle miniere è dedicata al nostro amico Salvatore Meloni. Faremo un minuto del raccoglimento.